In di Italia non ci siano. Non ci sarà il licenziamento in tronco per questi furbetti, l'ha detto il ministro Lorenzin per non mettere in ginocchio l'ospedale. Ho capito, ma se non si dà un segnale forte, il governo non dà un segnale forte a questa situazione, è sempre un gatto che si rincorre la coda. In teoria il dipendente che è colto in flagrante dovrebbe avere un preavviso, no? Sospeso dal servizio in 48 ore e poi dopo. Ma ci sono migliaia di giovani medici che aspettano, licenziato, che hanno studiato e sono competenti e aspettano di entrare e non vedono l'ora di entrare a lavorare. Per queste persone ci deve essere il licenziamento in tronco per questi furbetti.